Sono le 2 del mattino, 2:30, e sto aspettando, ne ho ancora per 47 minuti, che si carichi il video su Sarchiapone e Ludovico. Lo abbiamo recitato in tre sotto iniziativa di Tommix. E aspettando, voglio dedicarmi a te, Matteo Cicaloni, che mi hai scritto: secondo me hai perso, Romano. Anche la tua missione sta fallendo miseramente e più passano i giorni e meno sei credibile. A me dispiace perché i tuoi video hanno maturato me stesso e la mia mente. Non voglio rinnegarlo, anzi te ne sarò sempre grato. Però mi sembra che tu abbia perso di credibilità oramai, tanto tu quanto le cose che dici. E questo, caro Matteo, mi amareggia molto perché mi rendo conto come la ragione umana sia debole. Tu mi hai conosciuto di persona, io ti ringrazio perché quando sono stato a Roma ed ero digiuno, sei venuto da me, mi hai portato cercando di aiutarmi. Io ti ho detto che ho una missione che sento di averla. Sono stato chiarissimo con te. È un parlare a sordi e tu sei sordo. E infatti ti spiego perché. Dici, secondo me hai perso, Romano. Dunque, hai perso. Cosa ho perso? Il mio compito è dare la vita fino a morire. Ho digiunato per 81 giorni. È stata un'opera bella e terminato in un modo chiaramente aiutato da Dio, perché io mi ero messo, caro Matteo, nelle mani di Dio e tu l'hai visto. Solo Dio mi avrebbe salvato e io te l'ho detto, non questi sacerdoti qui. Perdiamo tempo, tu mi vuoi aiutare, caro Matteo, ma andremo a cercare qualcuno e non troveremo nessuno. E te l'ho fatto toccare con mano. Te lo dicevo. Lo faccio solo perché tu mi vuoi aiutare e io sono qui, disposto a farmi aiutare da te, ma vedrai che è un buco nell'acqua ed è stato un buco nell'acqua. Io dall'uomo non mi aspetto nulla e sono venuto qui al mondo per non attendermi niente dall'uomo. Il Dio che è venuto in me non è venuto a ricevere, è venuto a dare nuovamente la vita, a dare nuovamente la sua sofferenza, a metterla nelle mani di chi riceve amore e in cambio corrisponde incapacità a capire. Io non ho perso, io sono stato così favorito da Dio che quando dovevo infine decidere dove andare, per non farmi prendere e mettere di forza in un ospedale, perché a questo sarebbero arrivati, pur di farmi cessare questa cosa che metteva in cattiva luce il Papa, metteva in cattiva luce il perbenismo di certe facciate che non sono capaci di essere uomini, come sono stati capaci invece qui. Su YouTube 20 persone che hanno perorato per me. Ebbene, messomi io nelle mani di Dio, e tu lo hai visto, Dio mi ha soccorso perché intanto mi ha fatto decidere di andare qui dove sono adesso, in Egitto. Sono partito esattamente l'11, e perché l'11? L'ha voluto Dio, è Dio che vuole ogni cosa, non siamo noi a fare le cose.
Quindi io non ho perso niente, io sto eseguendo l'opera che Dio sta facendo fare a me e non guadagno né perdo alcunché, faccio l'opera che mi è stata assegnata. Tu pure, ma tu a quanto pare credi che guadagni o perdi qualcosa, fai qualcosa, è il risultato della tua iniziativa? E con te ho perso solamente tempo, non sono riuscito a farti capire che siamo in un disegno, che il futuro viene verso di noi come un disegno e siamo noi che lo interpretiamo leggendolo come leggiamo una stringa di dati su un DVD, che visualizziamo nel mondo reale che abbiamo davanti. Questa è la verità che io porto ed è tanto attendibile, tanto che tutto il sistema dei computer che visualizzano un DVD lo seguono a perfezione, quindi è credibile quello che io dico. Non è che più passa il tempo e più diventa incredibile, perché una stringa di dati non può trasformarsi in una vita. Un insieme di ordini, che io dico si trasforma in una vita come noi vediamo un DVD, non è vero, più passa il tempo e più a quanto pare i computer che funzionano così sono delle grandi cazzate. Ebbene, Dio che fa tutto mi ha fatto decidere di andare in Egitto il giorno 11 e iniziato a digiunare in Egitto. Il giorno 13, guarda un po' che numero strano, il 13 di giugno, erano 33 giorni esatti che io non stavo mangiando qui in Egitto. E che cosa succede proprio e solo in Egitto? Che c'è l'ascensione di un Cristo, mentre io mi ero detto povero Cristo, che dopo 33 anni lui, il Cristo, andava via da questa vita ed era celebrato qui. Per me questo è il destino, è il disegno, ma non basta solo questo, era il giorno di Sant'Antonio. Antonio, io lo dico, è N-T-O-N-I-O. È un io sulla croce ed è riferito al dio Aton che è qui in Egitto e essendo assieme, messi assieme sia l'ascensione di Cristo e sia Sant'Antonio, quella era una conferma successiva che quando il profeta Osea dice dall'Egitto ho tratto mio figlio, lo dice perché è stato tratto dal dio Aton e Gesù è Eition, uno sulla croce, perché Gesù si innesta su una religione universale e non solo su quel ceppo ebraico, come quello che si sta ripetendo in me si innesta su una religione di un dio di tutti e non solo di un dio partigiano, di Tizio, Caio o Sempronio. Quindi io non ho perso, ho avuto Dio che mi ha dimostrato che quando io sono stato qui in Egitto, il giorno 13, che è quello che corrisponde poi alla mia morte, questo anno 13, come l'ho avuta a Milano, in via Larga 13, a 13 anni, e come è ora in via Larga 13 a Saronno, nell'ospedale dei vecchi in cui morì Torquato Amodeo mio nonno, nato il 26 gennaio, e sono io, nato il 25 gennaio, io nel mio quinto nome. Il 13 giugno è stato il segno divino e trascendente che era arrivato il momento di dover finire, far morire il mio stesso digiuno, perché io, povero Cristo, non potevo digiunare oltre i 33 giorni, avendo avuto la prova che Dio aveva forzato la Chiesa Cattolica
affinché qui, dove ero io, in Egitto, che celebrava il Dio unico Aton, ed era Sant'Antonio, io, proprio io, cessassi questo digiuno. Ora, tu mi dici, hai perso. No, amico, io ho vinto. Dio è stato dalla mia parte, l'uomo di chiesa no. Poi continui, anche la tua missione sta fallendo miseramente. E più passano i giorni e meno sei credibile. Te l'ho spiegato. A quanto pare i computer non funzionano più. Perché i DVD li metti dentro il computer e non ti fanno vedere più una partita di calcio o altre cose. Perché quello che dico io è la verità, non è più la verità, poiché io non sono credibile. È una vita che sto lottando affinché si cessi di credere a un uomo, ma alle verità che dico. E tu cosa mi vieni a dire? Che io non sono credibile. E chi se ne frega che io sia credibile o no? Il problema non sono io, sono le verità che dico. E tu dimostri che mentre io dico le verità, tu guardi a me se sono credibile o no. Andiamo avanti. A me dispiace perché i tuoi video hanno maturato me stesso e la mia mente. Non voglio rinnegarlo, anzi te ne sarò sempre grato. Però mi sembra che tu abbia perso di credibilità oramai. E siamo allo stesso punto, che io sia credibile. Non me ne sbatte niente, non me ne frega alcunché che io sia credibile o no. Io sono uno stronzo, io sono un pezzo di merda, io sono un personaggio che non conto niente. E se non ti ho messo ancora in testa questo, al punto che in un video ho detto che ero addirittura l'anticristo a un certo punto della mia vita, e se tu pensi che io cerchi di portare avanti la mia persona affinché sia credibile e grazie alla credibilità della mia persona io abbia successo, non hai capito un tubo, proprio niente, caro Matteo. E ti attacchi alla mia credibilità per credere alle cose che dico. Devi attaccarti alla intelligenza delle cose che ascolti. E quando io dico, noi stiamo vedendo tutto un progetto che sta andando a zero e noi lo leggiamo in senso inverso, ed è un progetto puro fatto per numeri, 1 e 0, tanto che noi stiamo vedendo la dinamica opposta del vero, e la dinamica opposta del vero è un bambino visto morire, perché il vero invece è tutto il contrario. Io sono credibile nelle cose che dico. Forse ti sembrerò un buffone perché ho fatto il digiuno, sono arrivato a 81 giorni, ma ho fallito. Io dovevo entrare lì nel Vaticano e mettermi a posto del Papa. Era questo che tu pensavi che avevo intenzione io? Io sono venuto a mettere in luce come stanno le cose, a scoprire gli altarini, a dimostrare la falsità che esiste nelle strutture, e ci sono pienamente riuscito. Sabato, questo, il Papa Francesco sceglie lo stesso metodo che ho usato io, il digiuno, affinché sia scongiurata la guerra. Ecco, ho tanto perso io con il mio digiuno che adesso il Papa dice a tutti digiunate. Ma tutti noi digiuneremo il sabato. E cosa credi, che grazie al nostro digiuno vinceremo e l'uomo non farà più la guerra? Che perderemo perché avremo fatto il digiuno e non è successo niente? Avremo vinto. In questo mondo vince chi perde. Quindi
se mi dici secondo me hai perso, perché lo stai vedendo nel senso di una dinamica uguale e contraria, è proprio la volta che ho vinto. In questo mondo vince chi perde. È come in amore, chi fugge ha ragione, è inseguito. E io, che sono proprio abbattuto sempre più in apparenza, tanto che alla fine di quest'anno io sarò proprio abbattuto, sarò ucciso, ecco, questo è quello che io patirò, la sconfitta totale, secondo la tua ottica, nella mia credibilità, nella mia vita e in tutto. E invece io seguito a vincere la mia battaglia, che è contro di me. Io ho solo una possibilità di libertà, quella con me. E ho digiunato 81 giorni. Io ho vinto la mia battaglia. Quanti altri arrivano fino a questo punto e sono disposti perfino a morire e hanno tanta fede in Dio e sono aiutati da Dio come sono stato aiutato io? Io ho vinto alla grande, ma agli occhi tuoi, che forse ti aspettavi che io venivo con la bacchetta magica e cambiavo il mondo, e no, a quegli occhi lì io ho perso. La mia iniziativa sta finendo nel nulla, poveretta. Io ho perso. Ho fatto tutto questo digiuno e che cosa ho ottenuto? Io non ho mai cercato di ottenere niente dagli altri perché credo che il divenire non esiste. E di conseguenza, se non esiste il divenire, non si può nemmeno fare. Attuare delle trasformazioni e non è che lo dica, per cui sono credibile se lo dico con una bella faccia, credibile o no. È così perché ogni numero rimane sempre lo stesso numero, non c'è un numero che cambia e che da uno diventa tre. Siamo noi che vediamo numeri in sequenza uno dopo l'altro e ci sembra che la realtà muti davanti ai nostri occhi. Sta mutando solo l'osservazione della realtà. Punto. Ora, visto che io credo che il divenire non si fa, le azioni non si compiono, ma una cosa sì, si sceglie l'adesione spirituale, immediata, dicendo sì, no, no al gradimento di una cosa o no. E così facendo si esprime la vittoria su se stessi se si riesce ad amare il bene, se si riesce ad amare la virtù. Questa è la sola battaglia che facciamo contro noi stessi. Il solo posto dove possiamo vincere nei confronti di noi stessi, e io sto facendo questa mia battaglia che tu pensi che abbia perso, penserai tu, ma io so che sto vincendo perché sto dominando me stesso e lo sto facendo con tanta soddisfazione, con tanta verità, che sono qui solo all'estero, con nessuno vicino che mi faccia compagnia e sto vincendo su me stesso. Perché sono a posto con la coscienza, sono tranquillo che sto facendo appieno il mio ruolo e il mio compito. Il mio compito è di morire un'altra volta, perché chi è venuto in me è venuto per essere ucciso un'altra volta. Questo è il mio compito. Lo so. Quando sono stato costretto da un ladro che mi ha rubato i portafogli a tornare in Italia per fare i documenti, il maligno mi ha fatto mettere qui in Egitto in atto una bella rivoluzione, in modo che io non venissi qui in Egitto e avevo tutti quelli che mi dicevano, beh, che ci torni a fare adesso?
ci sei andato perché non volevi che ti mettessero di forza dentro un luogo dove ti costringessero a mangiare, ma adesso stai mangiando. E quindi perché devi tornare lì, visto che c'è una guerra adesso che sta scoppiando? Io so che devo essere ucciso. So che sarò ucciso qui. E in questi giorni sto creando i presupposti affinché ciò accada, sapendo che non dipende da me, ma io sembro crearli questi presupposti. Sai cosa sto facendo? Sto occupandomi del Corano. Farò una edizione del Corano commentata da me, dicendo davanti al Corano e dimostrandolo che in me è tornato ogni profeta e do tutte le prove di essere Maometto tornato qui. Creo il presupposto grazie al quale qualcuno qui in Egitto si straccerà le vesti e riterrà, come ritenne Caifa a suo tempo, che la misura è colma e bisogna solo ammazzarlo, questo qui, perché è un empio. Ecco quanto sono stato sconfitto e quanto ho perso io. Sono libero di agire secondo il mio ideale messo di fronte alla mia morte. Questa è la vittoria su se stessi, caro Matteo. E mi dispiace, ma a quanto pare tu proprio, che mi hai voluto conoscere di persona, a quanto pare non mi hai minimamente conosciuto nei miei valori, perché si perde nelle battaglie che si compiono e io non ho mai compiuto niente per convincere nessuno. So che non sono io che convinco gli altri, so che io non posso fare niente perché il fare non esiste. Ora, se uno è intelligente, solo un po' intelligente, e giudica che il fare non esiste, non si mette lì in condizione di essere incaponito a fare. Il fare è impossibile. L'unica cosa che si deve fare è interpretare nel migliore dei modi la parte che si sente assegnata a noi stessi. E io questo sto facendo. È una parte di apparente sconfitta che finirà alla fine di quest'anno con una bella uccisione fatta a Romano Amodeo e sarà l'inizio di quello che è stato a suo tempo l'uccisione fatta a Gesù Cristo. Dio è venuto in me a farsi uccidere un'altra volta, a farsi incontrare da amici come te. Ma tu sei come uno di quelli dei 72 che furono vicino a Cristo all'inizio. E poi gli dissero: il tuo parlare è duro, tu hai perso. Perché? Perché ci chiedi di mangiare della carne e di bere del sangue che sono parte di te. Ma tu hai perso il senno. Come fai a chiedermi una cosa del genere? Speravano che la vittoria e il tentativo di Gesù fosse quello di portarli alla vittoria contro Roma, a essere all'interno di un governo fatto dal Cristo che vincesse dominando la realtà, dandogli da mangiare a tutti per miracolo. E si rendono conto che invece hanno a che fare con uno che gli dice: caricatevi della vostra croce e seguitemi. La croce? Ma come la croce? Tu, Gesù Cristo, mi inviti alla croce, ma tu hai perso il senno. Se mi inviti al bene, sì. Ma se mi inviti al male della croce, tu forse mi ami.
non mi ami nemmeno. Ma tu hai perso, caro Gesù. Perché? È perché il tuo atteggiamento di un perdente. Bisogna lottare, conquistare, convincere. Questo bisogna fare. E tu cosa fai? Stai lì. Cerchi di conquistare l'anima. Cerchi di salvare l'anima. Ma tu sei fuori dal mondo, caro Gesù. No, no, Gesù, hai perso. Mi hai avuto per un po' tra i tuoi. Anzi, ti ringrazio perché ho fatto con te una bella esperienza quando mi hai mandato lì, insieme agli altri 72, a parlare di te. Ho visto allora, sì, accadere i miracoli. Ma poi, dove sono finiti questi miracoli? Hai perso di credibilità, perché non ci sono più miracoli, adesso c'è la croce. La croce no. Io dovrei, anche io, spendere il mio sangue e la mia carne per ottenere il mio bene. Hai perso di credibilità, caro Gesù. Mi dispiace perché io ti devo molto, ma hai perso di credibilità ormai, tanto tu quanto tutte le cose che dici.